ho accettato volentieri l'invito della scuola di Saluzzo, dove venni tra l'altro a fare una master addirittura dopo il maestro Ciribidacchi, uno dei più grandi. Quindi fu un onore allora ed è un onore adesso ritornarci. E può essere un'opportunità importante anche per gli strumentisti, l'obiettivo orchestra, l'unione con la filarmonica, chiaramente, i docenti. Qui a Saluzzo non voglio mettere la clausola di un diplomato per forza, perché tra i miei migliori allievi ci sono stati gente che suonava il trombone o il corno, che non c'entrava niente col violino o la composizione. Se tu arriva uno e ti dice no, guarda, io voglio fare carriera, già questa frase, io voglio fare carriera, non è la scuola giusta. Quando io faccio l'esame, il ragazzo arriva, l'allievo, chiamiamolo così, e lui comincia e cioè, facciamo la quinta di Beethoven, che è la più famosa, no? Se quello mi fa pipipipa, già sbaglia, no? Tu quando hai una partitura davanti, non è che hai l'orchestra. Quindi devi immaginarti già tutti i suoni che tu hai, poi ti fai i tuoi segnettini, c'è le entrate, i violini. Io credo che cantare sia la cosa più importante. Poi abbiamo la prova di orecchio, ricomincio con un la e poi vado avanti, no? Quando cominciano a fare la si re, no, do. Cioè, sai quante volte chiedi quel violino quante corde ha? Sei, grazie, cosa dici? Prendo anche i personaggi però, che arrivano quelli montati, quelli che si sentono di essere, e lì poi è dura, con me è dura, no. Il direttore d'orchestra è un comandante e quindi non deve apparire per gli altri, no? E tant'è vero, non si dovrebbe neanche vedere, devi sentire quello che fa. Purtroppo se tu sei bello, che ne so, c'hai il bel vestito, fai i salti a sinistra e a destra e la gente dice che bravo questo qua, no? Oggi il direttore d'orchestra è molto più mediatico, deve essere un bel ragazzo, deve avere i capelli lunghi, infatti ho i capelli lunghi anch'io, non sono un bel ragazzo, però quindi l'immagine è molto più importante di prima. Però i talenti ci sono ancora. E poi l'avvento più naturale oggi e nuovo è quello delle ragazze, delle donne direttrici d'orchestra. No, meno male, certo. Prima non erano così considerate, anche se brave. Oggi c'è questa nuova apertura, ne ho anche una ragazza, anche giovane, 21 anni, 22, che sicuramente arriverà. C'è il direttore che ha un braccio più felice di un altro, che riesce a far andare insieme, non ha bisogno di parlare. C'è l'altro direttore che col braccio non fa andare l'orchestra, quindi parla sempre, dice qui insieme, qui in due, qui in quattro. Tecnicamente l'orchestra si equalizza, non lo guarda e funziona lo stesso, se vogliamo. Quello che io dico agli allievi sarebbe l'ideale. Provenire dall'orchestra, uscire dal conservatorio, andare direttamente a dirigere, non sanno neanche, sai, loro pensano di aver diretto, è l'orchestra che ha suonato, è diverso. La cosa che ho trovato nella mia carriera più difficile e complicata è il rapporto tuo con te stesso. Hai una tragedia in famiglia, non lo puoi far vedere agli altri. Perché quando arrivi sul podio il primo violino è nato un bambino, è felice. Devi essere un attore, tra virgolette, soprattutto nei momenti non facili della tua vita. Ora, la musica classica crea terrore inizialmente. Io dico sempre, non è che noi quando leggiamo, cominciamo da Shakespeare, cominciamo dalle fiabe, Cappuccetto Rosso, per arrivare. Quindi sentire questi autori, questi nomi, Beethoven, Mozart, Brahms, uno si spaventa, non lo sa. Magari, io dico, la musica classica va sentita, senti un pezzo di Corelli alla radio, ti piace, dei Corelli, non è Brahms. Avere delle sensazioni, questa è la musica, però bisogna sentire molta musica. Ma io credo siete una generazione molto buona, molto importante, siete veramente bravi qua nelle orchestre, un'orchestra regionale del Piemonte di giovani, e magari ci fosse. Sai cosa manca però? Il vecchietto che conosceva l'opera lirica. Questo. Manca questo che fa parte di ogni generazione nuova, a perdere qualcosa indubbiamente, no? Qui siamo una qualità proprio per la filarmonica, per i docenti, per voi. La scuola di Torino è anche importante, la filarmonica è una grande orchestra italiana che si sta facendo in due per far creare anche questo obiettivo orchestra, Saluzzo, è importante, perciò ho accettato.
Oh, ciao, ci vediamo allora, ciao bella. La Viola è bella la Viola, eh? Sì.